Ennesima partita in casa per l'Imperia di Mister Lupo, che in questa 15ª giornata di eccellenza ospita il Riva Samba, con un occhio al risultato del big match di giornata tra Sestri Levante e Albenga. Pronti via i padroni di casa sono subito, pericolosi al 10° minuto con il colpo di testa di Donaggio, rispondono gli ospiti con la bandiera levantina Fontana, ma anche la sua conclusione non c'entra il bersaglio. 27° minuto Imperia, nuovamente in attacco, ma la conclusione finale di Giglio trova l'intervento provvidenziale di Molinelli. Bisogna attendere ancora 10 minuti per la rete che sblocca il match. Tutto nasce dalla bandierina. Il destro di Ferrara mira il palo più lontano e si accomoda in porta. C'è tempo anche per la seconda rete nerazzurra. Capra approfitta di un'esitazione difensiva del Riva Samba, fa sedere il portiere e mette in rete il pallone del 2-0 in favore dell'Imperia. Con le immagini straordinariamente nitide di Fabio Molinari passiamo alla ripresa. All'inizio secondo tempo subito infuocato con il rosso diretto a Carletti, che lascia l'Imperia in 10 uomini. La punizione che ne deriva, calciata da Porro, non impensierisce però Trucco. Espulso anche Lupo per proteste. Al 70° occasione di Sancinito, che pecca di altruismo, e 2 minuti dopo con Capra, lo stesso numero 7, però all'80° chiuderà la partita con il terzo gol dell'Imperia, il secondo individuale. Festeggiamento con la consueta capriola. Finisce qui Imperia, batte Riva Samba 3-0 e riagguanta in classifica l'Albenga, uscito sconfitto nel big match contro il Sestri Levante.